Una giornata bruttissima per i genovesi. È crollato un ponte storico del genovesato, un ponte che riuniva Levante al Ponente, molto trafficato. Per noi genovesi era un po' la nostra tangenziale. Fortunatamente da una parte piove, perché se ci fosse stato bel tempo sarebbero andati tutti al mare, quindi quel ponte sarebbe stato ancora più pieno. Io il pensiero lo ho per le persone che erano su quel ponte, che ora non ci sono più, i loro familiari. È un grande pensiero, li ho per i soccorritori, i vigili del fuoco, i medici, gli infermieri, gli OS dell'ospedale. Vi garantisco che non ci sono parole. Vederlo dal vero è molto molto peggio. È bruttissimo. Se riuscite a vederlo, non credo, si vede benissimo il camion della Basco lì, forse a qualche metro dal burrone. C'è un sacco di macchine che sono lì ferme. C'è un'aria strana, come potete vedere, spero che si veda, è appena arrivato da un altro lì scorso, ma ce n'è un altro. Che sono stati sicuramente tutti contingentati, hanno dovuto lasciare le loro case, non possono rientrare a casa per soccorrere i tanti feriti che ci sono. Non è che ci siano tantissime parole, penso che i fatti parlino da soli. È caduto il ponte, un ponte che stava lì da sempre e ora non c'è più. E si è portato via anche un sacco di vite, proprio un sacco, tante tante vite, direi che questa è la cosa peggiore, direi che il silenzio è d'obbligo. Una grande tragedia, dopo il ponte, dopo la torre che è venuta giù in porto, credo che questo sia uno dei disastri peggiori che siano successi a Genova. Tutto lì. Spero che si senta il rumore dell'elicottero che è nel Polcevera. Che da una parte è un bene che ha piovuto, perché probabilmente se oggi fosse stata una bella giornata quel ponte sarebbe stato pieno di macchine e di gente che andava in riviera per andare al mare. Ora ragazzi vi saluto, che io provo a rientrare a casa passando, non so nemmeno io da dove, perché è niente. Buona giornata a tutti.